Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Concept Analysis. Prima di iniziare ragazzi, due piccole precisazioni. Innanzitutto, sì, lo so che avevo detto che in teoria mercoledì sarebbero usciti i gameplay. Pensate un po', oggi è martedì e non è uscito un gameplay. Questo perché? Perché c'è il Pokémon Day e in vista del possibile annuncio di un'ottava generazione sto un attimo stravolgendo le mie scalette per portarvi certi video prima dell'annuncio e per potervene portare altri in seguito dopo. Quindi per ora fate finta che la programmazione non esista. Fatta questa brevissima intro, siccome quest'oggi il Concept Analysis si mischia con la beta di Pokémon Verde che abbiamo già visto giovedì, prima di lanciare la sigla parliamo un attimo di Guardia e di cosa sia effettivamente questo Pokémon. Nelle idee originali di Game Freak, Guardia avrebbe dovuto essere l'evoluzione finale della linea evolutiva di Cubone e di Marowak, differendo da quest'ultimo principalmente nel fatto che porta in grembo con sé e sembrerebbe quasi accarezzare con una zampa un cucciolo di Cubone in maniera molto simile, se non pressoché identica, a quella di Kangaskhan. Come era ovvio che sia, appena uscite le prime immagini di Guardia, tutti i fan che seguono Pokémon da un po' di tempo, me compreso, hanno pensato immediatamente al collegamento storico che i fan hanno stabilito tra Cubone e Kangaskhan. Una teoria secondo cui la madre naturale di Cubone, e che sarebbe morta alla nascita del Pokémon stesso, non sarebbe Marowak come suggerirebbe la specie evolutiva, bensì proprio il Pokémon naturalmente predisposto a essere madre, ossia Kangaskhan. E benché ad un primo sguardo Guardia possa effettivamente confermare in toto questa teoria, in realtà il discorso è un po' più complicato. Innanzitutto Guardia non è né un proto Kangaskhan né tantomeno lo sostituisce all'interno degli assets di Pokémon Verde. Sembrerebbe invece che Kangaskhan sia uno dei primissimi Pokémon mai ideati e disegnati e inseriti nel gioco da Game Freak. Ma cosa più particolare e più ambigua, Guardia porta con sé un cucciolo di Cubone che ha già con sé il teschio della madre morta, quindi ovviamente Guardia non può essere in questo caso la madre, altrimenti sarebbe tipo una madre viva e morta allo stesso tempo, una sorta di gatto di Schrödinger del mondo Pokémon, e non va bene, ovviamente. Inizialmente ho pensato che semplicemente Game Freak avesse poi rimosso Guardia dal gioco finale proprio in virtù di questa apparente contraddizione, eppure credo che pensarla così sia un po' troppo semplice. Ritengo infatti che Guardia e Kangaskhan siano due Pokémon troppo simili per non essere in qualche modo legati tra di loro, e se la rimozione di Guardia può in un certo senso essere interpretata come un tentativo di Game Freak di non essere ridondante nel design di un Pokémon che era già presente nel gioco stesso, trovo che ciò non sia sufficiente per spiegare il tutto. Credo infatti che il design dei due Pokémon sia davvero troppo particolare perché fosse materialmente possibile produrre due Pokémon così simili dal punto di vista del design. Voglio dire che creare due Pokémon molto simili in design è perfettamente comprensibile quando abbiamo davanti dei design molto semplici, come del resto molti di quelli della prima generazione sono, ma non credo che questo possa essere il caso di Kangaskhan e Guardia. Ritengo in sintesi che la somiglianza tra i due Pokémon non sia un fatto accidentale che poi ha visto dunque la rimozione di uno dei due, ma sia una somiglianza voluta. Appurato dunque che Guardia non è né la madre di Cubone, ma allo stesso tempo rimanda al design di Kangaskhan, la domanda a cui tenteremo di rispondere quest'oggi è quale sia il senso effettivo di Guardia e, per estensione, quale sia dunque il senso totale dell'intera linea evolutiva di Cubone. Fatta questa incredibile intro, che è sicuramente l'intro più lunga di ogni Concept Analysis, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di far partire la sigla. Ora, anche se tutti noi conosciamo la storia di Cubone, perché è ovvio conoscerla se si è fan Pokémon, andiamo un attimo a ripassare la caratterizzazione di questo Pokémon. Sintetizzando estremamente, Cubone è un Pokémon che ha perso la madre in tenera età e che ora ne porta il teschio in segno di lutto. E come ovvio che sia, tutto ciò ha delle ripercussioni molto forti sullo stato psicologico di Cubone. Questo Pokémon infatti è letteralmente disperato, comprensibilmente, per la morte della madre. E il Pokédex non manca di farcelo notare con dettagli addirittura a volte raccapriccianti. Si fa continuamente riferimento alle urle e ai pianti strazianti che questo Pokémon inizia a emettere quando si ritrova nella sua solitudine che lo caratterizza. Ci viene detto che piange guardando la luna che gli ricorda la madre defunta. Le macchie sul teschio che indossa sarebbero addirittura prodotte dalle lacrime che questo Pokémon versa copiosamente. Insomma, il Pokédex ci mette in luce la disperazione di questo Pokémon, che non è in grado in alcun modo di andare oltre la morte della madre. Al contrario di Cubone, Marowak è invece descritto
descritto quasi come l'esatto opposto. Ci viene presentato come un Pokémon aggressivo, quasi privo di sentimenti. Eppure, analizzando le descrizioni di Marowak, sono pervenuto ad una contraddizione palese e che mi sorprende nessuno abbia mai messo in luce. La terza generazione infatti sembra suggerirci che il passaggio che Cubone deve compiere per evolversi in Marowak sia legato al superamento del lutto per la morte della madre. Dall'altro lato, in tutte le altre descrizioni del Pokédex, Marowak ci viene presentato come un Pokémon aggressivo e in odio contro qualsiasi cosa che lo circondi. Come se questo Pokémon avesse accumulato una sorta di aggressività e di odio per il mondo intero. Addirittura in settima generazione ci viene detto che Marowak tenta di abbattere con il proprio osso i Mandibuzz che volano sopra la sua testa per vendicare la morte della madre. E beh, questo non è decisamente superare un lutto. Insomma, un lutto per essere superato non può produrre rancore, e invece sembra che sia proprio il rancore la caratteristica fondamentale di Marowak. Simbolicamente, la testa di Marowak ci viene detto che cresce assumendo le forme o comunque deformandosi in virtù del cranio che in gioventù si è posto sulla testa, quasi come a rappresentare che ad una deformazione fisica legata alla morte della madre corrisponda anche una sorta di deformazione psicologica. Insomma, Marowak non ha per nulla superato psicologicamente la morte della madre, anche se il Pokédex di terza generazione tenta di convincerci di ciò. Eppure il tema del superamento il Pokédex ce lo presenta, come se in un qualche modo Marowak dentro di sé potesse essere in grado di andare oltre il suo trauma infantile. E questo non ci è solo confermato in un certo senso dal Pokédex di terza generazione, ma anche da una particolare forma di Marowak che oggi noi conosciamo come Marowak forma Alola. Questo Marowak che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare con la settima generazione è in realtà radicalmente diverso dal Marowak che abbiamo invece conosciuto nelle sei generazioni precedenti. Innanzitutto, nel Pokédex non c'è alcun riferimento all'aggressività di questo Pokémon, ma soprattutto entra in gioco proprio nelle descrizioni del Pokédex un elemento che fino ad adesso a Marowak non era mai stato associato. In settima generazione e con la forma Alola, Marowak smette di essere solo. Nel Pokédex si inizia a parlare dei compagni di Marowak, compagni che Marowak compiange nel momento in cui muoiono, per i quali danza in loro memoria la notte e che vengono compianti dal Pokémon stesso. In settima generazione Marowak sembra quasi riuscire a liberarsi di quella scorza di insensibilità che lo aveva caratterizzato fino adesso, riuscendo in un certo senso ad andare oltre la morte della madre, vivendo in comunità con i propri simili, cioè vivendo con esseri che hanno la sua stessa esperienza alle spalle e con i quali Marowak può condividere i propri sentimenti. Ed è proprio qui che entra in gioco Guardia. Il secondo stadio di Cubone non è, come abbiamo visto, la madre naturale di Cubone, ma d'altro canto Guardia è stato sicuramente un Cubone. Guardia sa che cosa si prova a perdere una madre, ricorda la propria infanzia vissuta, ricorda la propria tragedia e probabilmente si rivede nel Cubone che ha ovviamente adottato. Abbiamo appena visto come un Marowak sembra poter imparare la compassione nel momento in cui incrocia esseri simili a lui con le sue stesse esperienze. E dunque io credo che Marowak si sarebbe dovuto evolvere idealmente in Guardia nel momento in cui questa empatia per i membri della sua stessa specie si fosse fatta forte a tal punto da permettergli di adottare un cucciolo della sua stessa specie per preservarlo il più possibile dalle esperienze tragiche che Guardia stesso ha vissuto. Quella di Cubone diventa così una storia sia commovente ma soprattutto, finalmente oserei dire, a lieto fine. Un Pokémon che dalla disperazione per via della morte del genitore è prima passato per una rabbia nei confronti del mondo e poi, incrociando esseri simili a lui, condividendo le proprie esperienze insieme a una comunità, è riuscito a diventare empatico verso chi ha provato le sue stesse sofferenze, è riuscito in sintesi a rientrare in sintonia con il mondo. Ed è riuscito soprattutto, ed è questa secondo me la cosa più carina che possiamo rinvenire in questo concept, a riscattare se stesso diventando madre, indipendentemente dal fatto che poi possa essere maschio o femmina. Marowak in fondo è sempre stato un Pokémon incompleto e noi non ce ne siamo mai accorti. Non è mai stato in grado di emanciparsi veramente dal fantasma della madre e quello che noi vedevamo era un finale di una storia tutto sommato molto negativo. Cubone non si sarebbe mai ripreso per la morte della madre, sarebbe stato sempre un Pokémon isolato, un Pokémon che odia il mondo. Invece Guardia ci permette di mettere luce su un aspetto diverso, di dare un'interpretazione diversa, ci permette di vedere in Cubone il riscatto dopo un lutto, ci permette di vedere come si supera un lutto, prima con una fase di tristezza, poi sicuramente con una certa dose di rabbia verso il mondo, ma poi per uscirne veramente occorre trovare
trovare il modo di comunicare questa sofferenza con chi può recepirla e di conseguenza trovare il riscatto che per Marowak è stato diventare madre. Bene, il concept analysis è tecnicamente finito, ma prima di concludere vorrei fare un piccolo excursus sulla teoria che lega Cubone e Kangaskhan. Allora, dopo aver detto tutto ciò, possiamo confermare con guardia la teoria che Cubone è il figlio di Kangaskhan? Tecnicamente no, ma di sicuro la somiglianza tra Guardia e Kangaskhan aggiunge un tassello a favore e non a sfavore alla nostra teoria. È logico pensare che se un Marowak diventasse madre, tenterebbe di emulare quella che è stata la sua di madre e di conseguenza, associando i design di Guardia e di Kangaskhan, tenterebbe di emulare proprio Kangaskhan. Quindi in questo senso la teoria sicuramente non è confermata perché non abbiamo un elemento certo, ma si avvale di un ulteriore motivo per essere vera che sinceramente mi porta sempre più a credere che effettivamente le idee originali di Game Freak fossero proprio queste. Riguardo poi al fatto che a livello di specie sia Marowak a generare un Cubone e non un Kangaskhan, beh, dobbiamo fare un po' di attenzione sulla questione. Da come si evince dagli assets di Pokémon Verde, infatti, inizialmente non era assolutamente ben chiaro che cosa fosse effettivamente una specie Pokémon. Ricordiamoci che era il primo gioco Pokémon, era la prima volta che si ideava il mondo Pokémon e il concetto di specie era sicuramente un concetto in elaborazione ed è molto probabile che effettivamente la rimozione di Guardia sia dovuta al fatto che sembrava troppo complesso collegare una specie di Pokémon all'altra e che conseguentemente lentamente sia maturata l'effettiva idea di specie Pokémon che poi in seconda generazione si è confermata al 100% con la questione delle uova e dunque con la questione della generazione dei Pokémon che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere. Insomma, quello che voglio dire è che secondo me il concetto di specie Pokémon è nato dopo Guardia e che proprio questo concetto sia la causa del fatto che Guardia quest'oggi non ce lo abbiamo nei giochi finali. Fortunatamente però questa idea di specie Pokémon non è nata abbastanza presto da anticipare Guardia e di conseguenza il fatto di aver rinvenuto questo Pokémon ci permette di gettare finalmente luce su una delle linee evolutive probabilmente più emblematiche del mondo Pokémon, di tornare a parlarne e di rivalutarla finalmente, oserei dire. Bene, il video può essere concluso qua, io spero che vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, vi invito qui sotto a scrivere che cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo detto, di Guardia, di Cubone, di Marowak, di fare come al solito le vostre osservazioni che mi interessa sempre leggere i vostri pareri, vi invito ad andare a vedere il video di giovedì che vi avrò lasciato nelle schede da qualche parte, ma forse avrei dovuto dirlo all'inizio, vi invito anche a passare dai social e oggi c'è una proprietà di lessico veramente scarsa per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere invece i feed dei video. Detto ciò ragazzi, con questa orribile ripetizione noi ci salutiamo e ci becchiamo in un prossimo video.